Nei pazienti con tumore il dolore peggiora notevolmente la qualità di vita. Quanto le terapie attuali sono in grado di alleviare il dolore? Le terapie antidolorifiche sono in grado di minimizzare il dolore e renderlo sopportabile con una qualità di vita molto più prossima alla normalità e con un progetto terapeutico per la cura del cancro che sia schedulato secondo i protocolli. In realtà noi oggi anche in oncologia abbiamo la possibilità di utilizzare una terapia multimodale, il che significa utilizzare contemporaneamente farmaci e tecniche non farmacologiche, molte delle quali mini-invasive, e mi riferisco ad esempio alla radiofrequenza, alla pensa, al biowave, alla possibilità di fare vertebrocefaloplastica, alla radioterapia di tipo antalgico-palliativa. Quindi tecniche farmacologiche e non farmacologiche usate in contemporanea e finalizzate a quello che noi definiamo il concetto di personalizzazione della cura. Quali sono le principali azioni per affermare il diritto alla terapia del dolore cronico? Le principali azioni che noi dobbiamo mettere in atto, e questo vale per tutti i medici, io ci tengo a sottolinearlo, perché la terapia del dolore ha un aspetto che io potrei definire generalistico, tutti i medici devono essere in grado di effettuare un riconoscimento del dolore e una terapia di primo livello, e poi certo ci sono i centri SPOC, i centri HUB, che sono centri ad alto intervento specialistico. Il primo momento per trattare il dolore è credere al dolore del paziente. Può sembrare banale, ma non è banale, perché dobbiamo considerare che l'espressione del dolore e la somatizzazione del dolore sono assolutamente individuali, perché sono legate a tanti aspetti, tra cui la memoria del dolore, la personalità, lo stile di vita e quant'altro. Quindi crediamo sempre al paziente che riferisce dolore. Visitiamo il paziente che ha dolore, perché la visita è un momento fondamentale per fare diagnosi, ma specialmente per fare diagnosi differenziale. Dopo aver fatto diagnosi, curiamo il dolore secondo una terapia che sia farmacologica, secondo la scala dell'OMS, quindi non oppiacei, oppiacei deboli, oppiacei forti, ma ormai le società scientifiche ci dicono che se il paziente oncologico deve usare oppiacei, dobbiamo usare oppiacei forti a basso dosaggio. Usiamo farmaci adiuvanti, perché molto spesso, nel 70% dei casi, il paziente oncologico ha un dolore che noi definiamo misto, perché ha anche una componente neuropatica, su cui agiscono poco gli oppioidi, agiscono più altri farmaci, quali gli antiepilettici o gli antidepressivi. Valutiamo e monitoriamo la terapia nel tempo e attraverso un sistema di monitoraggio utilizziamo la telemedicina. I pazienti si devono avvicinare alla telemedicina, che per noi è strumento di cura nelle fasi successive alla prima visita. Oggi un numero maggiore di persone sopravvive a un tumore anche per anni. È importante la gestione del dolore in questi casi e con quali strumenti? Assolutamente sì. Ormai le statistiche ci dicono che un paziente su tre dei long survival, cioè delle persone che hanno superato il tumore, un paziente su tre ha ancora dolore moderato, severo, correlato alle terapie antitumorali. Molto di questo dolore rientra nelle cosiddette CIPN, cioè polineuropatie periferiche indotte dalla chemioterapia, che è un tipo di dolore neuropatico. Quindi attenzione a questi pazienti, e per loro ormai le società scientifiche dicono usiamo gli stessi protocolli di cura dei pazienti in fase attiva di malattia.